Allora mister, una sconfitta 4-0, direi però un buon primo tempo da parte vostra, forse un po' sfortunati sotto porta. Sì, no, più che sfortuna ci manca quella cattiveria che loro, gli avversari oggi ci hanno messo, perché non la considero sfortuna, è proprio mancanza di crederci, ci manca la voglia di fare gol, perché quando hai 15-16 palle gol nell'arco di una partita e non riesci a sfruttarle vuol dire che qualcosa è sbagliato, quindi non è solamente sfortuna. Si aspettava questo Anzio Lavigno? Sì, no, me l'aspettavo, è una squadra ostica e dura, lo sapevamo, però mi fa riflettere, ecco, noi 15 palle gol, loro hanno sfruttato al meglio le loro occasioni, quindi quando poi alla fine il portiere tuo non fa neanche una parata e perdi 4-0 c'è qualcosa che non va. Cosa c'è secondo lei da correggere? Ci serve tanta cattiveria, tanta cattiveria in più che in questo momento non ci abbiamo, il campionato è lunghissimo, noi dobbiamo pensare alla giornata, dobbiamo fare piccoli passi, stiamo a 10 punti, siamo in una posizione di classifica abbastanza tranquilla, solamente ci manca la cattiveria per fare il salto di qualità, perché io penso che questa squadra ha tutte le carte in regola per fare un campionato sicuramente da medio o alta classifica. In compagnia di Giovanni Anastasi per commentare questo 4-0 che vi rende direi particolarmente felice, una bella prestazione. Sì, buonasera a tutti, è una bella prestazione, ci voleva per recuperare anche i punti persi sabato scorso, sono stati molto importanti questi di oggi, fa morale soprattutto per gli infortunati che stanno tornando piano piano e si devono ancora reintegrare, perché senza allenarsi piano piano stanno iniziando adesso, e quindi abbiamo dimostrato oggi che abbiamo tanto carattere, possiamo andare avanti facendo ancora meglio, puntando anche all'ambizione per restare al calla sopra, diciamo, dalle parti alte. E questo è tutto, vorremmo giocare sempre così, speriamo ci riusciamo. Allora capitano, vittoria 4-0, non è stata però una partita semplice, soprattutto nel primo tempo molto bloccata. Sì, in effetti la partita è stata molto difficile, soprattutto nel primo tempo, che loro si vedevano bene, noi purtroppo al primo tempo non abbiamo giocato come sappiamo. Tante occasioni per loro, poi però nel secondo tempo è diventato tutto più semplice, soprattutto dopo il gol del 2-0 vostro. Sì, perché il mister dentro gli spogliatoi ci ha strillato parecchio, perché non stavamo facendo quello che lui voleva e purtroppo le occasioni per loro sono venute, però nel secondo tempo abbiamo dimostrato quello che sappiamo fare. Qual è l'aspetto della squadra che ti sta piacendo di più di questo inizio di campionato? Allora, vabbè, a parte i risultati, comunque che tutti ci alleniamo nonostante tutta la pioggia e tutte le difficoltà, però la cattiveria che ci mettono tutti quanti allo stesso modo.